Siamo con la dottoressa Antonietta Gazzo, primario del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Vigevano, per parlare di nefropatia diabetica. Un terzo dei diabetici, nel corso della loro vita, con il progredire degli anni, finisce in dialisi. Alla dottoressa chiediamo perché, come avviene e quando si manifesta questo peggioramento. La nefropatia diabetica è la progressiva compromissione della funzione renale indotta dal diabete di lunga data. Il rischio di svilupparla è sostanzialmente equivalente nei pazienti di tipo, affetti da diabete di tipo 1, cioè insulino trattato fin dall'esordio, che nei pazienti di tipo 2. Compare in circa un terzo dei pazienti ed è la prima causa di ingresso in dialisi nei paesi occidentali. Clinicamente la nefropatia diabetica si manifesta con una fase iniziale in cui è presente microalbuminuria, seguita da una fase successiva in cui compare la macroalbuminuria. Nelle fasi iniziali in genere non è presente insufficienze renali, anzi vi è una fase di iperfiltrazione, cioè un aumento della filtrazione glomerulare, seguita da un progressivo decremento della stessa. Il primo obiettivo nelle fasi iniziali è sicuramente la modifica degli stili di vita. In questo caso il paziente dovrà limitare l'apporto di glucidi, lipidi e a sodio. È importante ridurre il consumo di alcol, ridurre il fumo di sigarette, anzi abolirlo. Aumentare l'attività fisica e in caso di sovrappeso un calo ponderale, magari aiutati da una dietista o da una dietologa. La prevenzione primaria, cioè quando non è ancora comparsa la microalbuminuria e il danno d'organo, si basa soprattutto sullo stretto controllo glicemico e sul controllo adeguato dei valori pressori, quest'ultimo magari raggiunto con l'uso di farmaci che inibiscono il sistema renina-angiotensina come i sartani e gli ACE inibitori che hanno un effetto nefro e cardioprotettivo. È stato dimostrato che lo stretto controllo glicemico nelle fasi iniziali della nefropatia diabetica evita la trascrizione di geni coinvolti nello sviluppo di complicanze micro e macrovascolari. La prevenzione secondaria, invece, cioè quando già è comparsa o l'insufficienza renale o la macroproteinuria, si basa esclusivamente sullo stretto controllo pressorio. È quindi importante rivolgersi al proprio medico di famiglia che ci dicherà il percorso migliore da seguire e, se necessario, rivolgendosi al diabetologo per la prescrizione dei nuovi farmaci per il controllo glicemico e, in seconda battuta, quando compariranno le complicanze renali, dal nefrologo. Ringraziamo la dottoressa Gazzo per questi suggerimenti che sono sicuramente preziosi perché il diabete è una malattia che interessa davvero tante, tante persone.